Una scenografia con una porta che come un arco scenico si apre sulla veduta in profondità di una fontana e un portale scolpito. Questa piazza si trova a Paola, cittadina della Calabria, ubicata in uno splendido territorio in cui fertili colline scoscese sono strette ad est dalla vasta mole degli Appennini e ad ovest da un sabbioso litorale affacciato sul Mar Tirreno. Paola, la città natale di San Francesco, patrono della Calabria e della gente di mare, è sede del suo più importante santuario. Piazza del Popolo, così è denominata la piazza, è situata nella parte più a valle del centro storico e riflette nel suo assetto una concezione teatrale dello spazio tipica dell'arte barocca, in cui spesso anche tramite l'uso di trucchi volti ad ingannare l'occhio, prendendo in prestito le parole che un famoso poeta del tempo scriveva della poesia, il fine è la meraviglia. In questo documentario andremo a scoprire di più su questo affascinante complesso monumentale e sulla sua storia. Lo sviluppo monumentale della piazza prese forma in un arco di tempo che interessa buona parte del Seicento e i primi anni del secolo successivo. Appunto l'età del barocco, corrente artistica che dall'Italia si diffuse in tutta Europa e che vide Roma, la capitale dello Stato Pontificio, il centro di alcune delle più importanti sperimentazioni e innovazioni in campo architettonico. Nonostante le numerose lacune che contrassegnano la storia di questa piazza, ne tenteremo una ricostruzione. Tutto ebbe inizio, presumibilmente, con la monumentalizzazione della Porta di San Francesco, l'antica porta di accesso alla città. Il numero romano, inciso sulla fronte del baldacchino, elemento decorativo tipicamente barocco, si riferisce probabilmente alla data della risistemazione del portale. Correva l'anno 1622. Le due aperture ai lati, invece, risalgono al Novecento. Il baldacchino è posto tra due lanterne e accoglie la statua in marmo di San Francesco di Paola, che dall'alto veglia sulla città, e di cui purtroppo non si conosce ancora l'autore. Una delle più belle raffigurazioni del santo. La sua figura, nella sua semplicità, ci spiazza. San Francesco, vissuto in tempi di profondi rinnovamenti spirituali, è ritratto con il saio, il bastone e un rosario legato alla cintola. Seguì, nel 1635, la costruzione della fontana. Menzionata dall'abate Pacichelli nel suo resoconto di viaggio scritto alla fine del Seicento, il monumento, in tufo, è al centro della piazza e presenta una pianta ottagonale, mentre dalla vasca si erge uno slanciato piedistallo che sorregge un catino circolare. L'acqua ricade da 8 bocche scolpite.
altri due monumenti impreziosiscono Piazza del Popolo. La chiesa di Montevergine, progettata nel 1704 dall'architetto Niccolò Riccioli da Rogliano, con la sua facciata tardo-barocca, caratterizzata da un portale riccamente scolpito e da una bella scalinata a due rampe, è la torre dell'orologio, di cui si conosce ancora molto poco. Secondo lo studioso Mauro Francesco Minervino, l'orologio potrebbe essere stato realizzato nel XVIII secolo da artefici gesuiti. La chiesa fu costruita in onore di un quadro della Vergine che viene indicato dalle fonti storiche come miracoloso e che proprio per questo motivo riscuoteva una grande devozione popolare. Per la sua costruzione fu scelto un luogo vicino un'altra delle antiche porte cittadine, la porta detta degli Santi, da identificarsi probabilmente nel passaggio situato sotto la torre dell'orologio, dove era stato collocato in quegli anni, dopo varie peregrinazioni, il miracoloso dipinto, protetto da alcune cancellate. Inizialmente furono presentati due progetti. Uno di essi prevedeva una pianta ottagonale, come si legge nelle fonti storiche, archiggiato, dunque arricchito di archi, e con una cupola al centro sostenuta da quattro colonne. Un progetto interessante, a pensarci bene, che ricalcava la struttura di un battistero e che purtroppo fu accantonato per motivi finanziari. Così la scelta cadde su una pianta longitudinale, quadra e con la cupola e l'altare maggiore in fondo alla navata centrale. Tuttavia la chiesa sembra aver quasi conservato memoria di quel progetto mai realizzato nella forma ottagonale del tamburo della cupola. Dietro l'altare, lo storico dipinto della Vergine. Anche la sua attribuzione è un mistero. Presenta alcuni modi stilistici che richiamano fortemente le antiche Madonne bizantine, ma la morbidezza di alcuni suoi lineamenti e del chiaroscuro ne rivelano una produzione molto più tarda, post-rinascimentale. La Vergine sembra osservarci dolcemente con i suoi grandi occhi, che ci riportano a quel lontano 3 ottobre 1704, il giorno della benedizione della prima pietra della Chiesa. In passato, il carattere barocco del complesso doveva essere ancora più evidente, come possiamo vedere in questo disegno che raffigura la piazza con la fontana ancora adorna di sculture e dell'antica balaustra, mentre alle spalle della chiesa di Montevergine si intravede la bella salita dell'Immacolata. Questi disegni sono il frutto di un viaggio effettuato in Italia dall'archeologo e storico dell'arte francese Aubin-Louis Millat, perdonatemi la pronuncia francese, tra il 1811 e il 1813, per conto del governo napoleonico, con l'obiettivo di verificare lo stato di conservazione dei monumenti storici della penisola e allo stesso tempo di documentare monumenti fino ad allora poco conosciuti o addirittura sconosciuti. Nel Regno di Napoli, in quegli anni guidato da Gioacchino Murat, lo studioso si avvalse della collaborazione del pittore
scrittore prussiano Franz Ludwig Catel, autore del disegno che raffigura la piazza e di uno schizzo che ritrae nel particolare la perduta composizione scultorea della fontana, la cui particolare iconografia sembra quasi un'esaltazione della fecondità. In quel viaggio, Catel realizzò anche altre sorprendenti vedute della città. Emerge vera soddisfazione nelle parole di una lettera inviata dall'Italia dallo studioso francese ai membri dell'Institut de France. Dopo aver visitato Cosenza e prima di proseguire il suo itinerario in Calabria, egli scriveva: invece di seguire la strada diretta che conduce a Reggio attraverso Monte Leone, sono tornato di nuovo sui miei passi per continuare a visitare la costa lasciata a Castelli e sono molto soddisfatto di aver preso questa decisione. La strada attraverso i boschi e le montagne fino a Paola, la mia meta, offre dei luoghi mirabili il cui ricordo non potrà mai cancellarsi. Questa città gode anch'essa della posizione migliore. Il monastero che era la sede principale dell'ordine fondato da San Francesco, la sua statua posta in cima ad una roccia che tutti i vascelli salutano al loro passaggio. Gli edifici singolari della città sono degni di attenzione. Parole che ci lasciano stupefatti e che, proferite da una voce autorevole come quella dello studioso francese, confermano la bellezza di una città che in quegli anni, in virtù anche del suo passato antiborbonico, era stata elevata dai francesi a capoluogo di uno dei 4 distretti della Calabria citeriore. Siamo arrivati purtroppo alla fine di questo viaggio, che ci ha portato dall'età barocca fino addirittura all'Ottocento, ma che non sarà mai l'ultimo se avrà lasciato in voi il desiderio di scoprire questa città, cominciando magari proprio da questa porta, alla ricerca di quell'intimo senso di stupore che proverete una volta scoperto il punto da cui meglio ammirare la preziosa scenografia. Accolti dallo sguardo benevolo di San Francesco.